torno ubriaca di acqua già di prima mattina. Mi abbaia perché deve avere croccante. Vi sto bevendo in faccia. Vi sto bevendo in faccia perché così voglio farvi venire voglia di bere acqua. Perché dovete bere tanta acqua in estate. Solo così potete avere una forma fisica perfetta. E infatti ho registrato il video come avere una forma perfetta, i miei trucchetti per drenare il corpo, per stare in forma, pancia piatta, andatele a vedere, uno dei quali è bere tanta acqua, ma ve ne ho dati tanti altri. Bere tanta acqua è fondamentale. Bevete! Yeah! E adesso i croccantini a questa perna chiusa. Vieni, vieni, ti do i croccantini. Vieni. Uffa! C'è sempre a fare video! Uffa, c'è sempre a fare video, io ho fame! Ho sgarrato di trigo, vabbè. Oggi sono sola, Max è andato al lavoro e guardate qua, io gli avevo lasciato ieri sera questo bigliettino, ma non sono troppo dolce, gli ho scritto: buona giornata, ti vogliamo bene, e ho fatto la foto del disegnino di Pupi e io col cuoricino. Con la macchinetta del caffè gli avevo lasciato anche una merendina, questa qua di tortini di farro usciano al cioccolato, senza schifezze. E stranamente se l'è mangiata, sono contenta. Mamma, mi vuoi dare il resto? Ho finito. Mamma, le fatti cadere tutti. E dopo ho mangiato pure quelli da terra. Postazione PC, è la prima cosa che faccio dopo aver fatto la pipì, ovviamente. Mi sveglio sempre con una vescica ovviamente piena che sta scoppiando. Ho già messo online il nuovo video di oggi perché, come sapete, un video al giorno, sempre su questo canale o sul mio secondo canale. Quindi andate a vedere il video ogni giorno, più o meno 14-15 carico un nuovo video. E oggi mi sento un po' triste, sola, perché Max non c'è. Che stamattina, poverino, si è alzato tipo alle 5 e mezza per andare al lavoro. E io sto solo a casa e sono tristissima. Mi sento proprio una povera disperata, triste. Adoro questa scena, infatti tipo tutte le volte che mi voglio tipo caricare, non so, fatelo pure voi. Sentite sta scena, I got the power. Fa troppo ridere sta cosa, mi tira troppo sul morale. Mi è arrivato un pacco fantastico da un sito che adoro praticamente, volevo assolutamente provare. Il sito si chiama My Protein e sono stata davvero felicissima perché è uno dei migliori in quanto a prodotti comunque naturali, anche per l'integrazione, per sportivi, vegani, eccetera. Le cose le ho scelte io e sul sito, sono stata felicissima, ho preso alcune cose insomma che mi servivano. E adesso ve le faccio vedere, non fate caso che sono tutte scombinate perché il pacco mi è arrivato ieri, però ancora non le ho sistemate e tante cose già le sto iniziando a provare. Quindi ho preso le proteine, queste qua fra diciamo gli sportivi che comunque si allenano, sono veramente le più utilizzate, le più famose in quei giorni in cui sapete io comunque non mangio molta carne, eccetera, quindi vado a integrare con un po' di proteine per far crescere i miei muscoletti. Comunque c'è il codice che mi hanno dato per appunto i miei followers, semplicemente Carlita, e se lo mettete avete il 15% di sconto negli ordini sul sito My Protein, quindi penso che sia una cosa abbastanza buona, si risparmiano tanti soldini. Comunque nel box informazione vi lascio tutti i link, anche se mi di Kia, ancora non li ho aperti e non vedo l'ora di provarli, che li adoro tantissimo, lo sapete. E in queste confezioni, che secondo me non vale la pena neanche travasare perché sono ben chiuse poi dopo, quindi molto molto comode. Questo è cacao in polvere, che è appunto organico, vedete ci sono anche molte cose appunto bio, organiche, comunque naturali. Infatti ci sono tutti i marchi qua dietro approvati, cioè organico, tutte le cose. E questi qua già li ho provati, sono troppo troppo buoni, sono tipo dei semini di cacao tutti sminuzzati, buonissimi.
Poi le barrette, allora le barrette sono questa qua che è al cioccolato, sì, appunto io le ho controllate e appunto ho preso queste qua dal sito perché non avevano olio di palma e non avevano appunto nulla di dannoso, insomma. Fuori mi porto una barretta, quindi un di più, insomma, non è che le mangio tutti i giorni. E poi questa qua è la farina d'avena, questa è ottima perché la farina d'avena che voi comprate di qualsiasi mercato comunque un chilo è veramente molto molto conveniente. Con questa ci potete fare tutte le mie ricettine, tipo i pancake, i mug cake, tutti quei dolcini e tutte quelle cose. Io la uso tantissimo. Le proteine le ho prese anche queste qua, che sono allora, quelle là di prima erano a cioccolato, invece queste qua sono naturali, quindi senza aroma. Ho voluto provarle anche così. Poi qua in questi qua ci sono anche molti integratori. Dico, per esempio, questi qua sono integratori di amminoacidi, proprio per chi fa bodybuilding eccetera. Queste cose qua magari vi dovete informare presso il vostro medico eccetera, quindi non sto io a consigliarveli. E poi ho preso gli omega 3, che sono ottimi praticamente soprattutto per chi mangia poco pesce. Questo qua è un dolcificante al cioccolato che ho voluto prendere, ancora non ho provato, non so come sarà. Io le cose dolci non le tollero tantissimo, quindi spero che non sia troppo dolce. Questo è al cioccolato bianco. Poi sul sito ci sono tante cose, magari vi farò un altro video, vi spiegherò bene. Ci sono anche cose di abbigliamento, poi c'è tipo burro d'arachidi, mandorle, insomma di tutto di più. Quindi magari comunque vi ho lasciato il codice sconto Carlita e i link nel box informazioni. E poi magari se volete me lo fate sapere o vi faccio un altro video più specifico. Letto fatto, yeah, adoro. Che bello, con i nuovi cuscini che vi ho fatto vedere nel nuovo video shopping che ho fatto. Quindi andate a vedere quel video, ho fatto vedere tutti i nuovi acquisti. Adoro troppo i miei acquisti shabby chic. Non resisto, devo subito provarla. Mamma mia, com'è invitante. Questa è al gusto apple cinnamon, quindi praticamente mela cannella. Dentro è tutta bianca, sembra tipo una cosa tipo di torrone. Sono anche delle cose tipo mandorla. Buonina. Oh mio Dio, la mia casa sembra una lavanderia, ragazze. Cioè, la cosa più brutta di quando vai a vivere da sola è che stai sempre a lavapanni, incredibile. Troppo contento, ho fatto una lavatrice di scarpe, sono venute praticamente benissimo. Lavate sia le mie che di quelle di Max, le lavate a freddo, a tipo 30 gradi. Venute benissimo. Queste erano tutte macchiate sporche della Nike, le mie sono venute benissimo. Qua c'è scritto carità dolce, le ho fatte io, le ho personalizzate online, le ho comprate dal sito. Poi queste sono le mie con le borchiette, queste sono di Max, queste sono di Max, le Converse, tutte col star praticamente. Queste soltanto qua ancora non sono venute, però comunque va dentro, quindi comunque non si vede. Adesso cosa, la cosa più brutta del mondo, mettere lacci. C'è una matassa di lacci, perché li mette questi lacci? Li metterà Babbuccio, vero Pupi? Pupi, quando viene Babbuccio, guarda cosa deve fare, mettere a posto tutti questi. È vero, amore mio, amore mio, che c'è? Ma dove stanno Cookie e Molly, ne? Cookie e Molly, dove stanno? Lei quando sente Cookie e Molly impazzisce, vero? Impazzisce perché si sente sola, vero amore? Sì! Ma quando butti quelle orecchie... Dove sei? Maran! Maran! Comunque volevo dire sta cosa, no? Sto spaparanzata sul divano, sto digerendo 5 minuti, ho mangiato prima di andare a montare il video per domani. Questo non l'avevo fatto. Comunque ho questa cosa troppo troppo bella. Praticamente vi volevo far vedere queste foto perché mia sorella è andata a matrimonio, bellissimo. E io sono un po' anticonformista per quanto riguarda il matrimonio. E infatti, diciamo, quando si parla tipo tra amiche, matrimonio, non mi trovo mai. Volevo sapere voi cosa ne pensate. Comunque questo matrimonio che ha fatto questa ragazza è veramente stato bellissimo, un po' tipo all'americana,
Cioè, è fatta la cerimonia in uno spazio tutto verde, bellissimo, all'aperto. Mi è piaciuto tantissimo. Io sogno proprio il matrimonio, quello là che si fa tipo a Los Angeles, sulle spiagge. Avete presente? Con tutti gli invitati, con i fiori, le collane di fiori, bellissimo, tutti in costume. Mi piace sta cosa così. Comunque sono bellissime queste foto. Praticamente in questo posto con la piscina, bellissimo, tutti i fiori, hanno fatto tutta una cosa di, guardate, tutti i fiori bellissimi che hanno messo a terra, questa era tipo la piscina grandissima, in uno spazio tutto verde, guardate, cioè bellissimo, un panorama, cioè veramente da cartolina, e mia sorella mi ha dato queste foto, guardate che belli. Questa era la postazione degli sposi. Cioè, io tipo guardavo queste foto così, veramente il mio patrimonio dei sogni, veramente bello, bello, bello. Tutto verde, io adoro il verde, la natura, il mare, la piscina. Guardate qua, cioè queste erano tutte le sedie che avevano messo con i fiori per gli invitati. Veramente bellissimo. Guardate che bello in questa foto, sta troppo troppo bene. Nicolè, mio amore, vuoi venire? Guardate che bella mia sorella in questa foto, cioè è bellissima veramente. Amore, amore, non mi puoi baciare, sto facendo in piedi, amore, mamma. Lei tiene il suo visto che come prende il telefono in mano mi riempie di baci. Vuole tutta l'attenzione per lei, la mia amore. Amore, guarda qua, guarda che bella la zia. Sì, ma lei è una sposa, troppo troppo bella. Amore, aia, aia, non mangiare le orecchie di mamma. Canto a vedere le foto dei matrimoni e mi sono incantata a vedere queste foto perché veramente troppo bello quando ci si sposa così, una cerimonia alternativa, veramente un sogno secondo me. Fatemi sapere voi nei commenti cosa come vi piacerebbe un matrimonio, e se vi siete sposati, avete visto dei matrimoni di amiche, amici, aia, aia, che si sono sposati in modo alternativo, tipo suggeritemi delle nuove proposte, perché veramente io penso che è una cosa che si deve organizzare con molto anticipo. E quindi infatti stasera voglio far vedere queste foto a Max. Vedete? Ci siamo! La voglio vedere lui cosa ne pensa, mio amore. Lo farò dire da lui stasera. Lui quando parliamo del matrimonio dice sempre: no, ma che ci sposiamo a fare? Tanto noi siamo come se sposati. Cioè lui dice: ormai siamo tanti anni assieme, è come se fossimo sposati, è solo una carta. I soldi che dobbiamo spendere per il matrimonio, lui dice, ci andiamo a fare un viaggio tipo di 2 mesi, un viaggio di nozze di 2 mesi. Cioè noi piacerebbe fare una cosa molto intima e diciamo non quelle cose troppo che si spendono soldi, ecco, nella natura, cioè badare più alle cose, all'essenza delle cose, non alle cose materiali, insomma, perché dopo poi sto vestito di 10.000 euro, ditemi un po' io cosa me ne faccio. Io mi piacerebbe soltanto che al mio matrimonio ci fossero tutte le persone che io amo, stare con loro in armonia, ridere, scherzare con la mia pupi anche. Ah, poi i miei cani fanno i miei damigelli. Mi faccio portare dei peli. Mi dai mamma. Mi dai mamma. Mi dai mamma, guarda raga. Qua, guarda qua, guarda qua. Guarda, ci conna chiaro qua. Babbo. Babbo. Mi dai nonno, babbo! Babbo, sei da nonno, mi dai bene! Mi dai bene, babbo, lo sai! Mamma mia, senza di te! Mi sentivo persa! Babbo! Babbo, ciao! Sei da nonno! Babbo! Lo sai, ho fatto la cattura di mia terra! Ma tutto fatto! Babbo! Ciao, babbo! Ce l'hai sempre quelle orecchie che mi piacciono tanto! Babbo, ce l'hai sempre quelle orecchie? Babbo, mi si manca da sciare, babbo. Mamma mia, senza te non posso stare. Senza te non posso stare perché non mi appartiene. Che c'è? Ma mamma mia, è festa. Mamma mia, torna la mamma. Ti baciamo. Anche io. Ora sei tornato.
Non dovevo dormire. Sì, ti sei stancato al lavoro. Mi sono svegliato alle 5:30. Guarda qui, sta dove deve stare, no? Sulla mia panza. A che ora ti sei svegliato? Alle 5 e mezzo. Cioè praticamente per poco non ci siamo incontrati. Cioè tu praticamente io sono andata a dormire, io sono andata a dormire e tu ti sei svegliato stanotte. Guarda qua, guarda queste foto. Mi piacerebbe sposarci così? No, ma a me non mi piacerebbe proprio sposarci. Perché? Io non sono adatta al matrimonio. Perché? Ti piacciono? E quindi? E ci dobbiamo sposare così? Noi ci dobbiamo sposare così all'aperto, però dobbiamo andare a Los Angeles, su una spiaggia là e ci sposiamo. Sì? A Los Angeles. E tu come lo vuoi fare il matrimonio? Ma quella mia, dov'è che vanno? A Las Vegas ci dobbiamo sposare. No, come fa Las Vegas? Sì, perché non vale il matrimonio a Las Vegas. Madonna, me non ce la faccio. Guarda, io trovo un altro marito. Ma mica come me. E meno male, meglio di te. Meglio è un po' difficile. Perché? Io sono super. Sono brutto, ma sono super. Sei super in cosa? In tutto. Sei super brutto. Anche super in tutto. Sono super max. Ma poi, che già fa queste foto? Le hai viste? Le ho viste, no, non mi piace. Ci sposiamo solo a comune. E poi facciamo tutti i viaggi di nozze. Avete visto? Allora stamattina ho detto, senza sapere, ho detto, oh Max, cosa mi dice lui, cosa vuole fare? Poi fa tutto il viaggio di nozze. Ma sì, come? Non la vuoi invitare? Senza bomboniere. A tua mamma, a tua famiglia? Sì, facciamo tutto in fresco. Le pizzette fritte. No, panini che ha molto adesso. A vola, bella. Sempre in panzarotti. Benetta, ho preparato tutto io, tanto tempo ci ho messo, guardate come ho apparecchiato bene, con questi bicchieri sciabici, con questo sotto bicchiere, guardate che bella, bellissimo, eh? 4 pacchi di sal, tra salmone e pesce spada, quindi molto molto proteico, e poi ci ho messo l'avocado, poi ci ho messo le carotine, poi ci ho messo l'insalatina, e poi tutti dei semini per dare più sapore, guarda com'è bello, ti piace come l'ho impiattato? Buonissimo. Poi questa è l'insalatina di cavolo cinese che a me piace tantissimo. È tardissimo, non vi fate ingannare dal rossetto perché veramente è proprio tardi. Eccola la pazza, amori, amori di mamma, eccola. Vieni a dare i baci in bocca a mamma perché col rossetto non ci danno i baci, amori, a mamma. No, non ci danno i baci. Comunque è tardissimo, io e Nancy abbiamo girato un casino di video, veramente tanti, vero Nancy? Sta qua la Nancyina. Vieni a fare sei esaurita, vieni a fare un salutino, è tipo notte, è veramente notte fonda e quindi adesso lei se ne va a casa mia. Lei se ne va a casa che domani deve andare al lavoro. Guarda com'è gelosa questa. Veglia presto. Come si avvicina qualcuno, lei viene vicino e mi riempie i baci. E io invece mi vado a montare appunto il video per domani. Volevamo anche ringraziare tanto perché abbiamo fatto la diretta su Facebook, è vero? È stato super divertente che poi noi non avevamo avvisato nessuno, no, però nessuno. C'erano un sacco di persone online, è stato bellissimo, quindi seguitemi anche su Facebook perché la vogliamo fare una tipo domani o dopodomani, comunque questi giorni vogliamo fare di nuovo una diretta perché è stata comunque una figata parlare in diretta con un sacco con di persone, sì, un sacco di domande carine. Quindi ringraziamo chi c'era e chi non c'era, vi aspettiamo nei prossimi giorni, fateci sapere se vi piace questa idea della diretta. Io direi di chiudere qua questo vlog, buonanotte. Perché sto praticamente morendo, si è sbavato pure tutto il rossetto giustamente. Buonanotte. E tanti like se vi piacciono i miei video vlog. Buonanotte e ci vediamo domani. Ciao. Mamma, vado a mettere un casone.